Salve a tutti, bentrovati. Il nostro appuntamento settimanale con Agora questa volta non può non trattare quella che è la celebrazione di questa settimana, ovvero quella di Ogni Santi e quella dei morti. Per farlo abbiamo scelto tre voci fra i nostri ospiti che ci daranno aspetti diversi di questa celebrazione. Monsignor Antonino Adragna, che è qui accanto a me, quindi ci racconterà di cosa è nella cultura cristiana anche la devozione dei morti e la celebrazione, quella che avviene proprio in questi giorni. Accanto a lui, invece, per parlare delle tradizioni popolari della festa dei morti, il professor Salvatore Valenti. E poi ci ha arricchito anche la scenografia con queste meraviglie che adesso state già vedendo. Nino Mineo, pasticcere, ultimo ancora che in questa città che fa i pupi, perché i pupi di zucchero che vediamo solitamente nelle vetrine, nelle pasticcerie, arrivano da Palermo e sono quasi produzione industriale. Lui è l'ultimo artigiano rimasto. E allora, Monsignor Adagna, partiamo proprio da cos'è? E poi spieghiamo anche qual è la differenza con Halloween, perché diciamolo pure, noi siamo di parte, dichiaratamente siamo per la festa dei morti, per la celebrazione dei morti, piuttosto che quella spettacolare che oramai ha preso, ahinoi, i piedi, che è quella di Halloween. Innanzitutto è una festa di famiglia, sia la festa dei santi sia la festa dei defunti, perché ricordiamo quelli che ci hanno preceduto, quelli che vivono il regno trionfante, ed è quella che celebriamo il 1° di novembre, quelli che vivono il regno purgante in attesa di entrare nel regno dei cieli. E noi che siamo la Chiesa militante, che camminiamo su questa terra e contempliamo queste famiglie, questi componenti della nostra famiglia. I santi sono quelli che abbiamo avuto anche nelle nostre case, sono i genitori, sono i nonni che hanno vissuto una vita onesta, impegnandosi per la famiglia e per gli altri, e che celebriamo il giorno 1, mentre poi ci sono tanti che li celebreremo il giorno 2, perché noi siamo convinti che sono in cammino prima di entrare nel regno dei cieli. Attorno a queste feste così belle, e c'era anche ai tempi pure la vigilia, si celebrava la vigilia dei santi, come c'è la vigilia adesso di Natale, la vigilia di Pasqua, la vigilia Pentecoste, c'erano tante vigilie ai tempi antichi che non esistono più nelle liturgie. Dunque si ci preparava a celebrare degnamente questa festa. Attorno a questa festa c'erano tante tradizioni, che è una tradizione nostra, che venivano dalla fede cristiana. Era il contatto nostro con le radici. Le radici erano i nostri cari, quelli che non ci sono più, che i nostri genitori ci raccontavano le radici di famiglia, che erano i nonni. Io per esempio non ho avuto la fortuna di conoscere nessun nonno perché, essendo l'ultimo, quando sono nato non c'erano più i nonni. Però papà e mamma, con gioia, anche a tavola, non c'erano le televisioni a quei Signor tempi. Dai, oggi stanno scomparendo i nonni, nel senso che non ci sono più i bambini. Vabbè, ma papà Francesco unisce sempre nonni e nipoti, no? Li unisce sempre. E anche se non l'ho conosciuto, però me l'hanno raccontato. E ricordo la notte la sera della festa dei santi, si aspettavano questo incontro bellissimo che veniva durante la notte, perché arrivavano questi nostri fratelli e sorelle, questi nonni, questi parenti, questi zii, che erano ormai nel nostro cuore, li volevamo bene. E si andava, il giorno prima si andava al cimitero e si mettevano nei buchetti, si mettevano scritti i desideri. E poi i genitori di nascosto li andavano a prendere,
seguivano con l'occhio il bambino, andavano a prendere e leggevano lì i desideri, che si realizzavano sempre, specialmente dai nonni che volevamo più bene, quelli che avevano fatto, perché se il nonno amava tanto il papà, allora questo mi doveva dare. Questa era nell'era del preconsumismo. Sì, perché semplice. Allora ottenere un giocattolo. Sì, ma era... Che era la pistola per il maschietto, sì. La bambola per la femminuccia. Certo, era certo. Un evento che accadeva proprio nella celebrazione dei morti oppure per la Befana. Per la Befana. Oggi, ogni giorno la mamma o il papà si ritira a casa e porta un giocattolo certo. Al figlio. Si è perso anche il fascino di questo. Poi nel 1943, quando arrivano gli americani nella nostra terra, cambia qualche cosa. Per esempio l'albero di Natale per noi non esisteva prima, certo. E l'hanno portato loro. È chiaro che noi dovremmo essere più legati a quello che ci hanno lasciato i nostri cari. Non dobbiamo perdere le radici. Io ricordo con gioia quando una mattina mi svegliavo e andavo a cercare dappertutto e tutto quello che avevo desiderato si realizzava. È chiaro che non erano... oggetti preziosi come adesso, certo. Erano gente semplice, però noi ci accontentavamo ecco, anche piccolo trenino, la macchinetta di Celalacca. E poi la mattina si andava al cimitero per ringraziarli dei doni ricevuti e si andava a cercare i compagni che venivano al cimitero pure per vedere cosa hai ricevuto e cosa ha ricevuto io, facevi fare i confronti. E noi anche se il compagno ricco aveva ricevuto di più, a me era più bello quello che mi aveva dato il mio nonno, certo. Anche se era più semplice. Salvatore Valenti, cosa succedeva quella notte? Cioè, il bambino, già lo ha accennato prima, Monsignor Ragna, si andava a letto con la speranza, ma c'erano anche delle cose, non doveva alzare di notte, per cui altrimenti non arrivava il regalo, perché poi c'era questa voglia di vedere chi portava il regalo, perché c'era sempre il sospetto... Insomma, che ti stessero raccontando un po' una sciocchezza, ma in realtà... E quindi diceva, no, se ti alzi di notte, se apri gli occhi non ti arriva il regalo. E poi quel cesto che si trovava dove c'era dentro le castagne, le noci, la martorana, il pupo di zucchero di cui adesso parleremo. Il carbone nero. Il carbone nero se non ti eri comportato bene. Ma era carbone nero, non era zucchero. No, era proprio carbone. Era carbone. Cioè, allora, raccontaci l'attesa. L'attesa. E intanto diciamo che tutto questo che facciamo anche ai nostri giorni, anche se in maniera... relativa ormai, ha origine storica, insomma. C'è questo contatto tra il vivo e il defunto, lo troviamo in tutte le religioni, in tutte le parti del mondo. C'è questo incontro che significa l'eternità delle generazioni, no? Tu sei morto, però vivi in noi e noi continuiamo la vita, così come poi sarà, così come avviene nel mondo vegetale, nel mondo animale. In particolare, durante la notte tra l'1 e il 2, tra la notte di ogni santi e il 2, la commemorazione dei defunti, c'era tutta un'atmosfera particolare, cioè si sentiva questo spirito di accettazione di chi già era trapassato, no? Ed era un modo come altro per riaverli con noi, cioè ricordarli attraverso tutto quello che ci avevano lasciato come affetto, come storia, come insegnamento e come tutto. No? E quindi c'era tutta una preparazione, per cui il bambino doveva andare a letto presto. In alcune parti, come qua diceva Monsignor Adragna, lasciavano i bigliettini, da noi non si usava, per esempio, la Crescentina. Però su per giù i genitori... chiedevano ai figli il desiderata, no? E quindi c'era tutta questa aspettativa. E qui andavano a letto presto. I genitori preparavano, si chiamava un canniscio. Canniscio era un cesto, era un contenitore all'interno del quale c'era ogni ben di Dio, insomma, relativamente alle possibilità di ognuno, no? C'erano quelle ridotte, c'erano quelle più sontuose. Chi le portava queste qua? Intanto c'era qualcosa di
che quasi quasi ci terrorizzava da bambini, no? Mia madre addirittura localizzava l'itinerario che facevano i morti, una volta usciti dal cimitero. Passavano per la via Umberto, che è di vicino a casa nostra, e quindi non dovevano affacciarci, se no scomparivano. C'era tutta questa aspettativa, no? E diventavano... sì, sì, scomparivano e quindi non portavano niente. Quindi bisognava, anche se ogni tanto qualcuno sbirciava, qualcuno più malizioso, no? Cioè un grandicello sbirciava così. E quindi venivano a visitare. In alcune zone dell'Italia, per esempio, durante la vigilia della commemorazione dei defunti, si imbandiva una tavola, perché i defunti arrivati nelle case per visitare le case, i figli e quindi anche i nipoti, potessero avere la possibilità di anche di fare di banchettare, di mangiare qualche cosa. Cioè era un trasmettersi anche a livello alimentare questa affettività, questa affezione. Scusa, e della notte si preparava. Si usava farlo anche davanti alle tombe dei morti. Sì, anche nell'antichità, per esempio presso le popolazioni celtiche, no? Si stava tutto il giorno al cimitero dinanzi alla tomba e si consumavano i pasti dinanzi alla tomba o sulla tomba per consumarla assieme ai defunti. Anche in Sicilia, nel Palermitano, per esempio, fino a qualche anno fa ancora era d'uso vedere nei cimiteri poi all'ora di pranzo tirare fuori. Ma il Pietrè riporta, a proposito di ieri, cioè, i morti uscivano dal convento dei Cappuccini, no? Facevano un determinato tragitto. E allora, quando scendevano, i bambini si erano alzati, non potevano passare da dove consumavano il pasto e i cappuccini, se no pure loro scomparivano. Quindi le aspettavano in città fino a quando queste arrivavano, i morti e i cappuccini, no? Fino a quando queste arrivavano e quindi depositavano tutte queste bevande. A che cosa, in cosa c'era nel canniccio, nel paniere, nel cesto più che il paniere? C'erano fichi secchi. Guarda, questa è una tradizione romana, presso i romani i fichi secchi rappresentavano una pietanza abbastanza rilevante. C'erano castagne, che sono del periodo, sono frutti di stagione, e c'erano noci e c'erano dolci di vario tipo. Primeggiava la frutta marturana, ma accanto a questo c'erano altri tipi di dolci. Per esempio c'era il mostazzola di vino cotto, o i biscotti di vino cotto, c'erano i tatù, che era un biscotto guarnito con cacao, con glasse particolari. E adesso li vedremo perché il nostro buon Nino Mineo ce li ha portati e quindi ci spiegherà un po' dal punto di vista gastronomico. Perché anche nelle origini di Halloween, che non sono americane ma sono irlandesi, sostanzialmente, e che sono simili alla nostra celebrazione dei defunti, perché la notte del 31 di ottobre per le vie delle città giravano travestiti i defunti. E quindi sostanzialmente, insomma, credo che sia la stessa. Poi, perché c'è stata una deviazione che li ha portati adesso alle feste, a trasformarsi, vestirsi in maniera strana, truccarsi, tutto questo non ha niente a che vedere con l'originaria festa di Halloween che si celebrava in Irlanda. Ma anche lì c'erano delle abitudini alimentari che un po' simili al nostro, no? Si faceva un particolare tipo di pane dolce, un po' con l'uva passa, la zucca veniva cucinata e addolcita, quindi anche lì con i loro prodotti, se da noi sono fichi, da loro è la zucca. Oh, ecco perché oggi ci troviamo anche la zucca, poi quella della zucca. Sai come, perché ha preso piede la festa di Halloween? Perché è una commemorazione dei defunti, però spettacolarizzata. Certo. Spettacolo vuol dire quello che si mostra, cioè è più visibile quello che fanno. Se tu pigli un regalo, pigli un canestro o un gesto dove trovi i dolci, dove cose. Non vai in giro, resta nell'ambito in giro della tua famiglia, niente, vestirti da scheletro, vestirti con la maschera particolare, eccetera, fa più spettacolo e quindi ha preso più piede. Però noi dovremmo rispettare le nostre tradizioni, quindi cercare di. Ma soprattutto è la scuola che deve dare questo tipo di indirizzo, no? Di indicazione.
che non è tutto accettabile, che è tutto... noi abbiamo le nostre tradizioni e vanno rispettate. Bene, abbiamo parlato di cosa si mangia, delle tipicità. Nino Mineo, un pasticcere di tradizione anche familiare, e bisogna veramente riconoscere che uno dei pochi, credo che sia l'unico rimasto in città che ancora ha lo stampo, fa i pupi di zucchero, ne ha portati di bellissimi. Però io vorrei che Nino, ancora prima di mostrarci gli altri dolci, ci spiegasse cosa sono i pupi di zucchero e come si fanno, perché abbiamo anche una formina per farci vedere un po' come si realizzano. Allora, Nino. Allora, i pupi di zucchero ovviamente nascono, diciamo, nella zona di Palermo, nel lontano 1700. E si chiamano pupi a cena. E si chiamano, esatto, pupi a cena, appunto perché si mettevano anche sulle tavole nella cena tra il 31 e l'1 o l'1 e il 2. Si mettevano e si imbandivano queste tavole mettendo un po' di dolci di tutti i tipi. Abbiamo detto i dolci, siccome i nostri dolci erano poveri, non è che c'era chissà che cosa i dolci come ci sono adesso. Per cui c'erano tutti questi tipi di biscotti, che era il misto siciliano, il muscardino, l'ossa di morto, chiamato così, il tarallo. Ce li fai vedere mentre... Certo, esatto. Questo dolce, che non è altro che una pasta garofanata, fatta di zucchero. Questa ha origini catanese, in verità, no? No, l'osso di morto nasce a Catania. Allora, lo fanno, allora, ogni regione ha il suo osso di morto. Se prendiamo a Catania, la fanno in un modo, lo fanno tipo lungo proprio ad osso. Se lo fanno a Siracusa, lo fanno pure lungo e ripieno dentro con noci. Ci sono noci, mandorle dentro messe e altre cose, e miele. Per cui quando lo va a tagliare, trovi come si ci sarebbe dentro proprio... la fibra dell'osso dentro, ancora un ripieno dentro, il midollo dell'osso dentro. Qua a Palermo, in zona di Trapani, perché Trapani, diciamo, sta sempre sotto Palermo, facevamo questo di qua, che era soltanto una garofanata, un zucchero cotto, messo della farina e dopodiché a essiccare e poi passato in forno. Una volta in forno, che si fanno dei piccoli quadratini, poi lo zucchero fuoriesce e lascia questo, diciamo, questo involucro di qua, che è proprio come duro come un osso. Ecco, è dentro il vuoto. È dentro il vuoto, completamente. Nella Vincentino lo chiamiamo mastazzola di Palermo, dire, esatto, che c'è un'affinità. Diciamo che Palermo è stata un po' la culla di tutta la Sicilia riguardo il dolce. E questo è uno. Allora, ritornando ai pupi a cena, si facevano questi pupi e si mettevano nella tavola da sera del 31 e l'1. Erano ornamentali. Ornamentali, e pure non bisognava toccarli perché era zucchero. Il zucchero allora non era lo zucchero come adesso, era uno zucchero migliore, un zucchero più pulito rispetto a quello che abbiamo adesso sulle nostre tavole. Era meno raffinato. Era meno raffinato, faceva meno male, questo è da dire. E ricordiamoci che lo zucchero non si vendeva nelle botteghe, ma si vendeva nelle farmacie. Per cui ricordiamoci, era un lusso avere lo zucchero. Però già prima, nelle case dei nobili, lo zucchero già esisteva, esistevano anche i pupi, perché erano come doni di lusso che si facevano. Poi è passato nei conventi, perché ricordiamo, le pasticcerie sono venute dopo che i conventi hanno incominciato un pochettino a chiudere. E allora incominciavano le cucine, i conventi, e dopodiché sono nate le pasticcerie. Nelle pasticcerie poi abbiamo incominciato, soprattutto Palermo, anche Trapani, come tutte le altre, a fornirci di forme, le forme che venivano fatte in gesso e ancora tutt'oggi sono fatte in gesso, come questa. Queste forme di qua vengono fatte con un gesso e prima di fare una statuina di zucchero, pupaccena, quello come vogliamo chiamarla, vengono lasciati almeno 2 giorni immersi in acqua. Dopo 2 giorni immersi in acqua... Che materiale è questo? Questo è gesso. E questo di qua non è altro che, se la vedete, un ritaglio di camera. È un ritaglio proprio di camelataria, che si usava questo perché stringeva abbastanza bene, perché ricordiamoci, qua dentro viene messo uno zucchero a 130 gradi, per cui se fuoriesce un po' di zucchero rischi di bruciarti. È liquido, soprattutto maturato liquido. Adesso vi faccio vedere come viene fatto. Allora, una volta che lo zucchero viene cotto e viene maturato, viene immerso in questa forma,
dopo alcuni minuti si puliscono tutti i bordi, dopo alcuni minuti si apre la forma, si stacca. Quindi lo zucchero viene prima sciolto con viene l'acqua? Viene sciolto con lo zucchero a caldo con un po' di acqua, viene portato a 130 gradi, per cui è una a bolla grossa, tecnicamente. Diventa denso. Ecco. Esatto, sì. Diventa denso se tu lo fai maturare, se no è sempre liquido. Si chiama bolla grossa in pratica, in termini tecnici. Dopodiché, ecco che facciamo la nostra statuina di zucchero. Ecco, questa statuina poi si lascia 24 ore ad asciugare, dopodiché va in decorazione. Quindi poi c'è la seconda fase. La seconda fase del giorno dopo, che è la decorazione. Vedete questa come vengono fatti, come è l'interno? L'interno vengono fatti in due, si chiama bifacciale, perché vengono fatti in due stampi. Prima viene fatto il calco facciale e poi quello di dietro. Che quello di dietro, se viene un po' male, non succede niente, perché è la parte che non deve decorare. Che solitamente non viene decorata. Ma quella davanti deve essere sistemata e pulita. Cioè, anche perché la parte di dietro, lo ricordavamo prima con il professore Valenti, è quella che da piccoli andavamo a rompere di nascosto dai nostri genitori e ce la mangiavamo. E finché il pupo rimaneva dentro quella credenza all'impiede, nessuno se ne accorgeva. Quando il pupo incominciava già tutto a cadere automangiato, dice, ma che è successo? Perché un pezzettino ora e un pezzettino dopo... Si diceva sempre che c'era un dopo a casa. Esatto, c'era il topolino a casa. C'era un'altra motivazione pure, perché quella da parte dietro non veniva colorata. E noi il fatto del colore dava l'impressione che non fosse un alimento sano, capito? Invece poi sono i colori sono... No, sono colori alimentari, sono pigmenti alimentari che sì, ma allora si possono mangiare. Capito? E nello stesso modo ci sono quelle della frutta di martorana, che sono pure colori, gli stessi colori che vengono utilizzati per i pupa a cena, o pupi di zucchero, come vogliamo chiamarli, sono dei zucchero. Naturali, atossici, e sono, esatto, quindi... perfetto, sono alimentari, sono regolati dalla legge, per cui anche si possono utilizzare. Anche lì avete le formine. Anche qui alcune cose vengono fatte con le formine, altre cose vengono fatte a mano, tipo questo bifero viene fatto a mano, la pesca viene fatta a mano, la castagna a mano, la nespola a mano, le ciliegie a mano, c'è qualcosa, il lodo a mano. Sì, qualcosa viene fatto con le formine e tante altre cose a mano. Anche questa è un'antica tradizione che la sera veniva pure messa sulle tavole, se ne fanno dei piatti belli così con la paglietta sotto perché dava quel senso proprio di eleganza. E questa qua è pure un'antica tradizione fatta di zucchero e mandorle, portata anche da Palermo, dal convento di Eloisa Martorana. Sono stati i primi loro a farla. La frutta di martorana proprio nasce lì dentro, questa pasta di mandorla fatta con mandorle, zucchero e poi fatta, nasce lì dentro, perché ricordiamoci che nel 550 così a Palermo, in questo monastero, doveva venire presentarsi un vescovo e purtroppo la badessa lì dentro non aveva, c'erano gli alberi molti sfogli, si parlava sempre di questo convento che era il più bello di tutto, ricco di frutti e meravigliosi, ma erano sfogli. E non sapendo cosa fare per riempire questi alberi e farsi vedere impreparata, ha fatto venire dalla Grecia delle suore, perché queste suore greche erano veramente brave a manipolare questa frutta di martorana e fare dei frutti così precisi che sembravano quasi veri. E ha fatto così, hanno fatto tutti questi frutti e riempito tutti questi alberi, che quando il vescovo è arrivato, in effetti gli sono sembrati veri, non sono sembrati pasta reale. È rimasto stupito, dice, ma sono frutti? Dice, no, è pasta di mandorla. È rimasta, e da lì è nata questa la storia della pasta di mandorla. Professore Valenti, ma i pupi di zucchero, perché hanno sempre queste forme? Poi adesso le abbiamo anche visti e ne parleremo dopo, anche adesso immagini moderne, ma il classico pupo di zucchero era... sostanzialmente un personaggio epico. Orlando, Rinaldo, Angelica erano la chanson de Roland riportata nel pupo. Come mai nascevano proprio così? Nelle due accezioni, sia pupo a cena e pupo di zucchero, c'è un prefisso pupo. Noi per pupo abbiamo sempre inteso il pupo siciliano, no? Pupo siciliano che, ispirandosi alle chanson de Roland, di Carlo Magno, Orlando, Rinaldo e compagnia bella,
ha impregnato la storia e la tradizione soprattutto del meridione d'Italia, ma soprattutto della Sicilia. Per cui, per dare una correlazione con quella che era stata l'esperienza dei pupi siciliani di questo tipo, allora si sono create queste figure che rassomigliassero a quello che l'epica classica, l'epica medievale si raffigurava, quello dei paladini di Francia, no? Con una modalità ben precisa, ben specifica, per quanto riguarda quelli che noi chiamavamo i cavalleggeri, cioè l'uomo a cavallo, e che si ispirava, quindi ripeto, ai paladini di Francia, era tipico per i maschietti, mentre le femminucce avevano la bambola, quindi tipicamente si faceva la dama, femminile, insomma, esatto. Una maggiore, così come anche nei giocattoli, per esempio. Nei giocattoli le bambine ricevevano cose domestiche, a cominciare dalla bambola, a cucina fatta di legno, o cosa, la stanza da letto, la ballerina, eccetera. E noi ragazzini, i maschietti, ricevevamo altre cose, la pistola, il fucile, il pallone, la bicicletta, o cavalleggero, o cavallo a dondolo, ricordo cavallo a dondolo, eccetera. C'erano delle cose, ripeto, tutto questo era un modo come altro per ricordare i defunti, e ricordarlo nel migliore dei modi, non come morte, ma come passaggio, come passaggio. Tu poco fa parlavi di mondo animale e mondo vegetale, dalla pianta cade il seme a terra, esatto. E nasce un'altra pianta. Guarda, la storia a proposito di queste defunte, commemorazione dei defunti, parte da una premessa abbastanza, cioè, intanto storicamente si sa, quando si iniziò questo tipo di commemorazione, avveniva in un periodo che non era quello del 2 novembre, no? Era un periodo in cui cominciava la morte delle piante, ma cominciava allo stesso tempo, al giorno in cui dalla morte delle piante iniziava la fioritura delle piante. E il giorno corrispondeva a quello in cui c'era la notte più lunga, però dalla notte più lunga si cominciava a passare alla notte più breve. Quindi era una specie uscire dalle tenebre. E l'uscita dalle tenebre comportava che anche i defunti nostri, quelli più cari, uscissero dalle tenebre e si riaccostassero ai vivi, insomma, in maniera affettuosa. E quindi c'era tutto questo tipo di tradizione che si perpetua anche ai nostri giorni, anche se oggigiorno i bambini sanno tutto, però dico, è bene che si sappia che la tradizione è questa, insomma. Monsignora Giaglia. C'è un pericolo che è stato ravvisato anche e soprattutto dalla Chiesa in questi ultimi anni, che la celebrazione di Halloween abbia preso una deriva quasi satanista. Sì, anche l'immagine che i vestiti che usano spesso sono vestiti diabolici. No? E noi dobbiamo invece convincerci che hanno bisogno i nostri giovani di identificarsi in Satana. Purtroppo c'è il prurito della novità, no? E noi l'abbiamo tutto questo prurito della novità, no? E vogliamo metterli a posto della tradizione, mettere questo. Basta in Sicilia vedere, se arriva un musulmano che si sposa a una ragazza siciliana che cercava marito, cosa fa la ragazza? Subito cambia religione, diventa musulmano. Dunque c'è il prurito della novità. Ma già San molto Paolo, difficilmente il musulmano invece. Già San Paolo nelle lettere, quando scriveva ai primi cristiani, parlava di questo prurito della novità. E questo l'abbiamo tutti. Ma se le persone che hanno una fede vera, sincera, che conoscono cos'è la vita eterna, cosa ci aspetta dopo la morte, che c'è una vita che non finisce mai, no? Che c'è un collegamento che non si rompe tra i nostri morti, le anime nostre defunti e noi. Basta vedere le messe che si celebrano, i ricordi continuamente, perché noi siamo convinti che loro aleggiano, continuano a aleggiare le nostre case. Il famoso seme, certo, dalla pianta che muore, col suo seme nasce un'altra pianta. Certo, aleggiano le nostre famiglie. Allora dobbiamo convincere di più, di rivedere la nostra fede cattolica, cristiana, e scoprire che c'è una vita eterna
è che c'è una glorificazione. Ecco la festa dei Santi, ecco quella purificazione che noi celebriamo il giorno 2. Sono feste così belle che non abbiamo bisogno di queste novità, perché non ci danno niente. Ma diciamo vestire, anche che fa parte dello spirito nostro, certo. Siciliano. Noi festeggiamo anche i morti. Certo. Ma le festeggiamo anche, per esempio in questi giorni, quanta gente va al cimitero, pulisce la cappella, rivede i monumenti che ci hanno, benché i nostri cimiteri non sempre si rispetta questo. Quanta gente va nei nostri cimiteri e viene derubata, c'è il periodo di essere, le donne di essere violentate, specialmente in quei vicoli nascosti dove sono seppelliti i nostri morti. Bisognerebbe rivedere anche il rispetto dei nostri cimiteri, che spesso sono abbandonati e i nostri comuni se ne servono soltanto per fare le pulizie, la vigilia di quest'anno. Mentre la nostra gente, ogni giorno spesso, chi ha perduto un figlio, chi ha perduto una persona cara, va al cimitero. I nostri cimiteri non si rispettano più questi luoghi santi. E vorrei che veramente i comuni, non soltanto alla vigilia delle feste dei santi o dei morti, ma continuamente, che ci siano vigilanti. Quanti latrocini, cappelli distrutti. Ma smontano anche gli oggetti in metallo. Il metallo, tutto. I lampioncini che hanno i nostri cari. Ecco, e tutto quello che c'è di ottone. C'è di ottone, di bronzo, viene levato. Bisogna che ci sia vigilanza, perché è un rispetto di tutta la città, perché lì dentro ci saremmo anche noi e ci sono i nostri cari che devono essere. Ma c'è una parte di noi. C'è una parte di noi. Vole, se permette, volevo dire due parole sulla nascita della commemorazione dei morti, almeno dal punto di vista come Chiesa Latina, no? Che pur esistendo in altre parti, in altre civiltà, in altre religioni. Diciamo prima che ha origini celtiche, per quanto riguarda altri popoli. Si fa risalire a Santo Olidone di Cluny, un monastero francese, sì, che il giorno del 2 novembre obbligò i 48 conventi da lui presieduti di suonare le campane, i rindocchi delle campane, a morto. Ed proprio per commemorare questo evento così importante. Questo l'abbiamo nel X secolo d.C., siamo 996, ci sono delle date controverse, insomma. Comunque siamo all'interno del X secolo d.C. Dopodiché la Chiesa lo assunse come rito particolare, la commemorazione dei morti, e quindi lo si prese come un giorno proprio di ricorrenza, ma un giorno festivo. Quante volte io ho assistito ai funerali, allora compreso Padre Ragna, piangete sì, però guardate che è un giorno di festa questo qua. Perché è un giorno di resurrezione. Il fatto che noi portiamo questi, che abbiamo questi doni, queste cose, bene, c'è sì un ricordo nostalgico, magari, però è sempre un giorno di festa. C'è questo ritorno dei morti e che ritorna a parlare con noi, ritornano a visitarci. È come una continuazione della vita, no? Loro sono morti, ma continuano in noi e noi continueremo in altri. Questa è una cosa stupenda, una cosa bellissima. Parliamo molto di fiori che non appassiscono, no? Perché questi fiori che portiamo al cimitero dureranno un giorno, due giorni, certo. Anzi, se le rubano tante volte, le riciclano. Va bene. Ma i fiori che non appassiscono, per esempio, è l'amore familiare, quello è un fiore bello. Quando una famiglia si ama, vuol dire che ha avuto prima dei nonni che hanno tramandato questo segno bello della famiglia. No, a proposito di fiori, il crisantemo che noi disprezziamo, lo releghiamo solo al giorno dei morti, guarda, il crisantemo rappresenta la luminosità e l'immortalità, ecco perché si può, niente viene per caso. C'è una liturgia particolare proprio in questi due giorni di celebrazione dei defunti? C'è una liturgia per i santi, no? E poi c'è una liturgia per i defunti. Non dimenticate, sono tre messe, tre liturgie diverse.
c'è la liturgia del mattino, la liturgia del mezzogiorno e la liturgia del giorno pieno. E i sacerdoti, il giorno dei morti, celebrano tre messe. Io, per esempio, celebro la prima messa, la celebro nella mia parrocchia Maria Ausiliatrice, poi vado al cimitero. Meglio conosciuta insieme, come Salesiana. Meglio conosciuta come Salesiana. Poi al cimitero celebro col vescovo nella piazza dei caduti, dove si raduna tanta gente. E la terza messa, dunque un'altra liturgia diversa, con passi della Sacra Scrittura diversi, sempre che riguardano, è un arricchimento, veramente è una liturgia ricchissima quella dei defunti, che si celebra, la celebra in una cappella dove da tempo sono stato invitato a celebrare la messa, ma vengono anche altri fedeli. E per indicare la ricchezza che ha i contenuti, così come diceva l'amico mio, nei funerali bisogna parlare di vita, che c'è una vita eterna, bisogna parlare di resurrezione. E quei fiori che non appassiscono, oltre a quell'amore, sono la preghiera, sono la messa celebrata per loro, sono l'amore verso i poveri, i fiori che non appassiscono. Questi sono fiori che portano suffragio a queste anime benedette. E bisogna insistere su questo. Bene, ci avviamo a chiudere questa nostra trasmissione. Minea, e tu, oltre che i pupi di zucchero, che fra l'altro vediamo ci sono anche in forme ormai moderne, no? Moderne, personaggi, sì, di cartone animati. Ormai sono questi i pupi di zucchero che si fanno, questi, diciamo, i paladini, i cavalieri. Ormai questi ormai sono opere d'arte. Opere d'arte che rimangono, esempio, diciamo, anche. Scusami, quel paladino che vediamo lì è alto, credo che pesi. È intorno a 6 kg di questo. Di zucchero, altro. E il cavaliere invece abbiamo intorno a 3,5 kg di zucchero. Questi piccoli invece sono quelli che ormai si regalano con più facilità. Sì, ancora si regalano questi così piccoli, così, che sono i cartoni animati, gli ultimi cartoni animati che sono usciti, che ancora al bambino, al nipotino, al figlio, chissà chi si fanno questi. Addirittura adesso ci sono quelli che si fanno con lo scudetto della propria squadra, che proprio si è arrivato pure a questo. Ma comunque è questo che vuole il commercio, e noi ci dobbiamo adeguare pure a questo e fare queste cose. Ritorniamo alle tradizioni. Gli altri biscotti che tu hai portato? Ma gli altri biscotti che abbiamo portato sono i taralli al limone, anche questi, che i taralli al limone diciamo che sono abbastanza antichi. Una volta c'era la famosa tarallucce e vino. Tarallucce e vino, perfetto. Questi qua non è altro che un impasto, una frolla. E una frolla povera pure, anche lì non è che sia con dello zucchero glassato in questo zucchero, si faceva cuocere questo zucchero e si passavano lì dentro con una buccia di limone grattugiata all'interno per dare questo gusto a questo zucchero. Gli altri sono i mustaccioli conosciuti si facevano col vino cotto e delle mandorle all'interno messe. E ci sono per esempio due scuole diverse, no? quello duro e quello morbido. Sì, no, il vino cotto lo vendo. Allora, duro, quello duro e quello morbido non cambia niente, la scuola è la stessa, cambia soltanto una cosa. Se dovrebbe essere duro, più secco, non si faceva altro che metterlo in una stufa a seccare. Rimaneva sempre lo stesso prodotto, si metteva a seccare ed era duro. Adesso la gente lo vuole morbido, non so, forse perché i denti non sono più quelli di una volta. Lo vuole morbido e si fa morbido, non si mette più a seccare. In effetti, se noi ne prendiamo uno di questo, vediamo che è morbido, non è duro. Una volta questo non si poteva fare, bisognava romperlo con il palmo della mano, facendo una frizione. Quelli a fianco che abbiamo ancora sono il misto siciliano. Misto siciliano perché questi dolci venivano realizzati con il resto dei dolci, tutto quello rimaneva il giorno prima. Si facevano le vecchie tunisine, no? Oltre vecchie tunisine si facevano anche questi dolci, che poi passavano un poco in una glassa di cioccolato e gli altri nella glassa di zucchero e cannella. Questi diciamo che sono per lo più i dolci dei morti, il misto siciliano. Ma chi è malato di diabete, cosa possiamo suggerire? Allora, io devo suggerire mangiateli, però dovete dire... Non abusate, magari.
Allora, io quello che voglio dire è questo, non è perché non dobbiamo mangiare dolce, allora dobbiamo stare attenti a tutto ciò che mangiamo, perché anche una broscina fa pure male, perché c'è zucchero, c'è di tutto. Soprattutto non è che è soltanto lo zucchero, dobbiamo avere, sono gli amidi che sono all'interno di tutto ciò che mangiamo. Anche la pasta è diabete, fa diabete, una broscina fa diabete, un succo d'arancia fa diabete, una Coca-Cola fa diabete, tutto fa diabete. Non è soltanto i dolci. Per cui dobbiamo capire cosa dobbiamo mangiare di meno e mangiare più di qualità. Molti vengono una volta all'anno e quindi appunto, in quel giorno abusiamo un poco e poi l'indomani mettiamo un pochettino a tacere il nostro, è giusto, la nostra glicemia. Bene, Salvatore Valenti, volevi aggiungere qualcosa? Siamo proprio in chiusura. No, io c'era un pasto particolare che si consumava il giorno dei morti, che era a base di fave secche. E gli antichi pensavano che la fava racchiudesse lo spirito dei defunti. Se ricordate, ora magari questo biologico che c'è non avviene più, se ricordate, dalle fave uscivano le farfalline, ricordate? Sì, facevano il buchetto e uscivano. Quella era identificata come lo spirito, l'anima di morte che usciva, quindi la fava era... E si cucinava questa, la pasta con il macco, no? Si faceva col purè, sono un grande appassionato di macco di fave. Un'altra cosa era che tutte queste cose venivano accompagnate dalle filastrocche, così come quelle che sappiamo per la pacocia, no? Sì. I ragazzini che bussavano alle porte, ce ne ricordi magari una? Vasositevi, per la cucina dicevano: vasositevi che è tardo, preparate la cucina. E somministrata a mia pignata pescazia. Esatto. Per i morti dicevano: armisanti, armisanti, io sogno uno e voi siete tanti. Mentre sogno in questo mondo di guai, cose di morti portatevi in assai. Va bene? Cioè, era questa l'aspirazione. Cose di morte, nel senso cose di morte, cose buone, dolci, regali. Dolci di morte, regali di morte, portatevi in assai. Quindi venivano accompagnate da queste filastrocche. Un'altra cosa era. Esisteva anche nei tempi antichi, il fatto di travestirsi significava, c'era il dolcetto e scherzetto. I ragazzini si travestivano e andavano a bussare presso le famiglie chiedendo che venissero loro dati dei dolcetti. Nel caso in cui c'era il rifiuto, allora c'era lo scherzetto, cioè si travestirono per farlo spaventare. Ecco questo qua. Ecco, da cosa nasce il fatto di trasformarsi. Ma noi non ci preoccupa tanto il dolcetto e scherzetto, che tutto sommato è un gioco innocente di bambini, ma l'interpretazione della, dicevamo, quasi ai limiti del satanismo, dicevamo prima, no? Perché poi alla fine, insomma, portano un modo diverso di festeggiare, che non è più quello bello che ricordavamo prima con Monsignor Adragna, di quando eravamo piccoli, con l'attesa spasmodica che arrivasse l'alba perché dovevamo andare a cercare cose. Allora, i ragazzi di oggi fanno l'alba perché vanno a ballare, vanno a bere, si truccano, hanno le feste e quant'altro. Tra l'altro noi dovrebbe insistere su questa tradizione per un motivo sostanziale. Cioè, oggi che abbiamo tutto e in ogni tempo, dove questi mercatini, gli stessi pasticceri, la frutta marturana una volta era tipica dei morti. E basta. Ma c'era anche la fiera dei morti. E basta. C'era si andava a prendere dai monasteri. Io ricordo, ora la trovi via, tutto l'anno. Via Sette Dolore, i miei andavano a ordinare pasta di martorana dalle suore agostiniane, oppure ad Erice, a San Carlo, ed erano genuine queste qua, proprio veramente genuine. Ora che le troviamo tutto l'anno, viene meno quell'ansia, quell'attesa nel trovare queste cose, va bene? Quindi dovremmo ritornare. Ma questo non è soltanto per la frutta di martorana, ma questo è per tutto quello che c'è. Ma io con gli incontri che faccio, lo dico, per esempio la frutta una volta, le verdure scandivano le stagioni. Ora tu trovi le melanzane tutto l'anno, senza scomodare le stagioni, le sfinge erano a Natale, oggi fanno la saga della sfinge il 15 di agosto. Quindi dovremmo tutelare le tradizioni e farle conoscere, che sono parte integrante della nostra vita. Noi chiudiamo qui questo spazio di oggi di Agorà. Abbiamo voluto ricordare un po' le nostre tradizioni, l'abbiamo fatto con Monsignor Adragna, che ci ha anche parlato
di come si celebra anche dal punto di vista liturgico proprio la celebrazione di ogni santi e dei defunti. Io vorrei fare un augurio. Certo. Avete visto un ben di Dio qua di dolci, no? Ma credo che questa dolcezza dovremmo vivere nella vita, no? Dolcezza, tenerezza, no? Oggi c'è un'atmosfera anche di odio. Certo, nell'accogliere gli altri. Cioè, accogliere non significa solamente chi arriva da oltre, anche il nostro vicino di casa. Anche vicino di casa, no? Quante le notizie che arrivano anche dall'America, a vedere questi poveri ebrei che mentre pregavano vengono uccisi, una strage. La strage che avvenga in tante parti del mondo, sta crescendo quest'odio. Io vi invito a guardare questi dolci e ad essere dolci nella vita come sono loro. Non vi preoccupate, sta dolcezza non fa crescere la glicemia, ma fa crescere invece la fraternità, l'amore, e ne abbiamo bisogno, muovetevi ad amare. Finitela con gli sciarri nei cortili, in un palazzo, in un condominio. Finitela, è l'ora dell'amore. E queste feste siano feste d'amore. Questo è il mio augurio. Io parlo sempre di neoumanesimo. È l'uomo che deve essere rimesso al centro del mondo, al centro dell'umanità. Se Dio con i valori. Oggigiorno grazie anche al professor Valenti e grazie anche a Nino Mineo che ci ha portato tutte queste delizie, ma soprattutto ci ha spiegato un po' la manualità anche di come nascono, di come vengono fatti i pupi di zucchero, che dicevamo prima, mentre la martorana, i frutti di martorana vengono anche fatti, oltre che comprati in pasticceria, anche in maniera artigianale nelle nostre case, il pupo di zucchero è una cosa molto più complicata, c'è bisogno di tutta una lavorazione di cui ci ha spiegato prima, e che addirittura non vengono più fatti in pasticceria qua, ma arrivano da Palermo, da Catania, è una produzione industriale. Solo Palermo. Due, tre parti di Palermo e basta, non ne fa più nessuno. E poi c'è qualche pasticcere che ancora lavora all'antica, come il nostro Nino Mineo, che... Soprattutto mi piace rispettare la tradizionalità della pasticceria siciliana. Io guardo anche quella moderna, quella estera, però mi piace soprattutto portare anche in chiave moderna la nostra pasticceria, la nostra classica pasticceria, che magari vediamo una torta che viene di chissà dove e subito mettiamo da parte le nostre cose per prenderne una che non è nostra. Riguardando quello. Con tutto rispetto, una viennese con una cassata siciliana non la cambierei mai. Bene, chiudiamo qui con questo picco di glicemia di oggi la nostra trasmissione, il nostro Agorà, appuntamento alla prossima settimana. Grazie.